Buonasera a tutti e bentornati al nostro appuntamento con Sportello Pensioni. Per intervenire nella nostra trasmissione potete chiamare il numero 011 95 75 798. Vi presento gli ospiti che sono in studio con me per questa puntata. È venuto a trovarci Giovanni Baratta, il responsabile del SICET Piemonte. Buongiorno, buonasera. Buonasera. E come tutte le settimane con noi il nostro esperto di previdenza, Giorgio Melelli. Ecco, abbiamo invitato Baratta, che è appunto il responsabile del SICET, ovvero del sindacato degli inquilini che fa capo alla CISL del Piemonte, perché il 14 ottobre, ovvero la settimana prossima, scade il bando che la Regione Piemonte ha indetto per coloro che vogliono accedere al fondo di sostegno alla locazione. Sì. Ci vuole spiegare meglio di che cosa si tratta? Sì, il Fondo Sostegno Locazione deriva dalla legge 431 che prevedeva proprio di dare una mano agli inquilini che pagano un affitto alto e hanno pochi soldi, hanno un reddito basso. Poi nel corso del tempo questo fondo è stato svuotato, mentre i primi anni di istituzione aveva veramente dei grossi contributi. Io mi ricordo di aver incontrato delle famiglie che arrivavano a prendere 1.000-2.000 euro all'anno, che era un vero sostegno all'affitto. Dopo, invece, come sempre capita, i fondi sono stati tagliati fino ad azzerarli 2 anni fa. Fortunatamente l'anno scorso, dopo grandi discussioni, battaglie con i ministeri e col governo, si è riusciti a istituire nuovamente un fondo. Il fondo è un fondo nazionale che poi viene girato alle regioni. Integrato, la Regione Piemonte un pochino l'ha fatto con delle risorse proprie delle regioni, distribuite ai comuni che a loro volta possono integrare con risorse proprie dei comuni. Cosa prevede questo fondo? Prevede, intanto è rivolto a delle famiglie che sono ovviamente in affitto. Ecco, l'indicatore ISEE, che è Ecco, necessario per accedere è molto certo. basso, però. Sì, l'indicatore ISEE è basso, noi l'abbiamo criticato, la risposta delle istituzioni della regione è stata, vabbè, è inutile che lo facciamo più alto perché anche così non Sono pochi i sono fondi a pochi fondi. disposizione. Per cui un ISEE basso effettivamente, perché un ISEE di, ce l'ho qui, di precisamente 6.241 euro, Esatto, un quindi ISEE molto basso. familiare, diciamo che noi abbiamo fatto qualche simulazione, entrano dentro delle famiglie monoreddito, sono invece quasi sempre esclusi dei pensionati. Anche qui facciamo un passo indietro. Fino a 2 anni fa l'ISEE andava avanti cioè il fondo sulla locazione non prevedeva l'ISEE, prevedeva delle categorie, quindi redditi per titolari di pensione, lavoratori dipendenti e poi handicappati, Quindi disoccupati, c'erano eccetera. categorie diverse. Con quel sistema lì devo dire che entravano molti più pensionati, infatti hanno fatto delle valutazioni, quasi il 40% abbondante di tutte le risorse a disposizione venivano in qualche modo intercettate dalle famiglie dei pensionati, perché chi aveva un reddito 15-16 mila euro di pensione rientrava. Adesso è chiaro che una persona sola con 15-16 mila euro non ha un ISEE di 6 mila euro. Certo. Viceversa, e questa è la discussione che si è fatta anche noi con la regione, viceversa può entrare una famiglia monoreddito che ha 16-18, forse anche qualche migliaio di euro in più, che magari ha 2 figli a carico. Allora è chiaro che è una discussione difficile dire chi dobbiamo Chi ha diritto e favorire. chi no, E chi certo. bisognerebbe favorire tutti, ovviamente, questa è la nostra posizione come SICET, come sindacato, però le risorse sono poche. Comunque, il consiglio che diamo è ovviamente di comunque verificare anche presso gli sportelli del SICET se uno ha i titoli per accedere, perché è comunque un sostegno, dicevo prima che è rivolto a delle famiglie in affitto, anche qui per essere precisi non si tratta di. Beh, ovviamente se uno affitta una villa non ne ha diritto, se è proprietario di altre case, anche se in affitto non ha diritto, se abita in case popolari non ha diritto, insomma è proprio rivolto a chi è in casa in affitto come residenza principale. Dopodiché, il contributo che viene dato può essere non altissimo, ma può anche non essere niente. Io ho fatto delle simulazioni sui dati che ha pubblicato la regione e se uno mette del bando precedente, se uno guarda i redditi che sono stati distribuiti ai vari comuni e li divide per il numero delle domande, poi se vogliamo possiamo vedere qualche caso, Certo. ma diciamo che mediamente si arriva a 500 euro, che non vuol dire che tu ti prendi 500 euro, No, non vorrei però. confondere, qualcuno può anche prendere magari quasi 1.000, qualcuno solo 250, Certo. però è un minimo di contributo. Allora, l'indicazione che io do è di verificare veramente se si ha diritto a fare domanda. Le domande si presentano nei comuni capofila. Chi vuole in qualche modo assistenza può andare nelle sedi dei SICET che ci sono
in quasi tutti i grandi comuni, e di farlo in fretta, perché la cosa grave che noi abbiamo un po' contestato, la regione dice che il ministero ci ha obbligati a fare in fretta, è che il bando è stato indetto velocemente il primi di agosto, cioè i primi, no, metà agosto, non i primi, metà agosto, con partenza dal 14 Esatto, sì, settembre, quindi soltanto un un mese di mese di tempo. tempo. E noi ci siamo resi conto, vedendo anche l'afflusso delle domande, le informazioni, nonostante ci siamo sforzati di far circolare l'informazione Il più all'interno possibile. della CISL, di tutti dove siamo riusciti, i comuni anche hanno fatto uno sforzo per dirlo in giro. A mio parere tanti non se ne sono accorti. Io ho l'impressione che anche chi ha fatto domanda l'anno precedente non si sia reso conto che è di nuovo ora, anche perché i fondi delle domande che sono state fatte l'anno scorso a cavallo tra gennaio, cioè dicembre e gennaio, non sono ancora stati pagati e saranno pagati, speriamo, entro la fine dell'anno. Allora probabilmente uno anche dal punto di vista psicologico dice: ma se non mi hanno ancora dato gli altri, Perché devo faccio la dirlo, fare la domanda per quello domanda. nuovo? E capisco Certo. che scattano questi meccanismi, però in realtà il bando è stato di nuovo indetto, riguarda gli affitti pagati nel 2014, quindi chi ha un reddito, ripeto, ISEE di questo tipo, bisogna verificarlo, e ha un affitto abbastanza buono, abbiamo 3.000 euro d'affitto, quindi chi ha un affitto da 250 euro, e siamo quasi tutti anche oltre, ha Certo. sicuramente i requisiti per Per fare la rientrare, domanda, certo. e quindi Bene, benissimo. informatevi. Questa è un'occasione in più per dare Sì. visibilità a questa opportunità. Ci interrompiamo un attimo perché abbiamo già in linea la prima telefonata di questa sera. Sentiamo. Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Sono Pietro, da Sì, Pignano, da prego. Pignano. Senta, volevo parlare con il signor Sì, Menè. la sto Senta, ascoltando. io ho già parlato prima, no? Ho già parlato la settimana. Signor Menè, sempre quella problema lì che ha fatto delle pensioni, che mi ha dato la risposta, no? Mia moglie, no? Siamo andati di nuovo lì e mi ci dice che lì siamo andati e ci dice che mia moglie non ha i requisiti per andare in pensione con la legge 147, non mi ricordo adesso. Perché non hai requisiti? È Perché c'ha 40 anni e 4 mesi. sempre No, ma lì. È se... sempre un la questione momentino. dell'esodata, Esatto. Esodati. Se l'ufficio del lavoro l'ha ritenuta Sì, esodata, esatto, abbiamo il foglio. ok? Sì. Chi è esodato ha il diritto di andare in pensione con le previgenti normative. Per cui ante Fornero, per cui cosa me ne frega me dei 41 anni e 6 mesi? No, Sua 40 moglie anni, 40 anni e 4 deve mesi. avere i 40 anni. Ecco. Quindi Perché se ne ha 40 e 4 però mesi. c'ha 3 anni di contributi, come si dice, Volontari? volontari, sì. I contributi volontari equivalgono ai contributi obbligatori. E come mai l'INPS ci dice che non... Scusi, lei è di nuovo dato all'INPS? Sì, siamo andati giovedì all'INPS Ma di nuovo. perché? Ma scusi, perché non va al patronato? Ma siamo andati al patronato, noi, io faccio parte dove c'è Grazia, in questo Cascinevico, dove c'era Grazia, lei lo E conosce vada lì, bene. no? Vada lì. Guardi. Mi deve far fare di nuovo la domanda della pensione? No, va lì, glielo spiega. E io gliel'ho spiegato, ha detto che lei Lei non... non so cosa fare, l'INPS ci respinge, ce l'ha respinta la domanda della pensione Ma che abbiamo allora, fatto a giugno. il problema è, sì, gliel'ho detto anch'io che gliel'ha respinta, perché bisogna aspettare i 12 mesi. C'è comunque la C'è finestra. la finestra, c'è, va rispettata. Se lei ha 40 anni e 4 mesi, mi dice, mi pare ad agosto, Ad aprile ha deve ancora fatto. aspettare 8 mesi per arrivare ai 12. E mia moglie, dato che è andato in mobilità del 2012, aprile del 2012, fa Allora, sempre parte della... certo, se gli hanno detto che è esodata, è Sì, gli ha perché... mandato il foglio, però l'INPS dice, ma loro dicono una cosa, è l'INPS che paga poi, non mica pagano loro, Così c'ha mi ha No, risposto. io Ma, guardi, è signor Giorgio, chiaro... scusa, ma non possiamo vederci un attimo No, io e lei quando no, viene ad no, Torino, no, non so. anche perché io non posso fargli la domanda, deve fargliela a Torino. Allora, lei va a Cascinevica. Se hanno dei problemi mi chiamano. E punto, gli dice, scusate, chiamate Melelli della televisione. Il problema è, c'è la direttrice, che è la signora Mimma, ci sentiamo io e la Mimma e verifichiamo la situazione, no?
Ma se lei va all'INPS, io purtroppo lo ripeto già da molte trasmissioni, sì. Agli sportelli non c'è più professionalità. Sì, è vero. Per cui è inutile che chiediamo all'INPS se o non se. Si va al patronato, certo. Si fa un ragionamento col patronato in base alle... Adesso prima c'era la signora Grazia, adesso è la signora Gravia. Lei va lì, dice, Melelli in televisione ha detto così, se non riuscite mettetevi in contatto con lui, oppure chiedete alla direttrice Mimma. Mimma, il numero qual è? Loro lo sanno il numero? Certo che lo sanno. Il numero suo. Certo. Chiaro, sì. Ok? Non si preoccupi. Ah. Non vada più all'INPS, non serve a niente. Si rivolga direttamente al patronato. Certo, sì. Sono tutti in contatto. Ha dato via la linea comunque. No, noi la sentiamo, la ringraziamo e si rivolga al patronato che saranno loro a mettersi in contatto con Melelli. Allora io mi rivolgo alla signora Mima. Perfetto, va bene. Grazie. Grazie a lei, buonasera. Sì. Abbiamo subito un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Domenico. Sì, buonasera, da dove ci chiama? Da Torino, vicino a strada. Prego, San Mauro. Ci dica pure. Allora, ascoltate un attimo, io personalmente mi sono rivolto più volte a voi del patronato qui a Torino, poi via Chatignon, poi da un'altra parte. Allora, la prima ITISA che mi hanno fatto è di 7.000 qualcosa, la seconda ITISA che mi hanno fatto è di 207 del reddito catastale. No, scusi, non ho capito niente, la prima ISE 7.000? 17.000. Ah, sì, Poi? La seconda ISE mi hanno fatto reddito catastale 11.207.13. 11.000 di reddito catastale? Sì. Ma che cos'ha? Un condominio? No, io sono un appartamento. Ma no, ma non è reddito catastale 11.000. Io non posso chiedere, allora ho provato ad andare tramite assistente sociale per vedere di cose, perché né io né la mia compagnia lavoriamo. 12.000? Ma reddito catastale è il valore catastale della casa, che se raggiungi 1.000 euro è tutto sangue che cola. Ma secondo me i 12.000 è perché lavorate. No, qui non lavoriamo, c'ho solo il reddito catastale. Sua solo, reddito immobiliare. Ma no, aspetti. L'ISEE, il reddito catastale dell'ISEE va trasformato in reddito ordinario, per cui c'è dei calcoli matematici con i quali la rendita di 350 euro equivale magari a 10.000 euro, a 15.000 euro. Perché bisogna... No. Allora, il reddito mio è zero. Boh. Reddito della mia compagna è zero. Sì. Okay. Per cui siamo tutte e due iscritte all'ufficio collocamento. Sì. Uh-huh. Io ho provato a chiedere un aiuto al servizio sociale e mi hanno detto con questo reddito catastale qui addosso non posso chiedere niente perché superi 6.000 e rotti euro. Solo con l'appartamento? Ma non credo proprio. In effetti quella dell'Inter mi ha detto cos'hai, una collina tutta tua. Certo. Beh, mi stupisce molto. Allora a questo punto qui le conviene andare al catasto e verificare sto reddito catastale. Non so. Secondo me hanno aggiunto qualche cifra, non lo so. C'è stato un errore. Perché mi sembra abbastanza improprio. Ho fatto fare due volte l'ISE, il primo ISE in via Chatillon, 17.800. È la misura catastale, per televisione. Il secondo l'ho fatto fare al settimo torinese, sì. Sono 11.207. Allora, è cambiato ma non c'entra nulla. Per televisione. Se vuole le leggo tutto. No, per televisione, no. Scusi, personalmente non posso chiedere né la pensione. No, certo, non posso chiedere né nulla. Certo, così non ha diritto a... Scusi, per televisione non possiamo risolvere il problema. Noi riteniamo che il valore catastale che gli hanno registrato è alto. A sto punto qui prende la misura che lei avrà a casa, la misura catastale, e va all'ufficio del catasto a verificare perché
viene fuori una cifra di quel tipo lì. Secondo me non è il valore catastale, ma è il valore della casa, che è un'altra cosa. Secondo me. Comunque è altro. Così, no, così come me l'ha detta. No. Sì, ma se gli porta l'ISEE oltre a 11.000 o a 17.000. Anche perché la, cioè, per forse un errore. La casa di abitazione c'è lo sconto. E appunto, c'è poi dice che è un appartamento normale, secondo me c'è qualche errore. Ecco. Allora, allora, vi permetto solo una cosa, che io ho fatto la successione su questo appartamento. E io ho pagato quasi 1.000 euro per poter fare tutte le... E le pratiche per la successione, per tutte gli altri insieme delle cose. Mi scusi, cose. Non è per chiudere. Io questo qui l'ho preso da quest'anno. Mi scusi, sì, non è per chiudere la però noi non possiamo risolvergliela così. No, ma io ho capito, però mentalmente io trovo strano che a Torino mi hanno fatto 17.000 qualcosa. Anche questo sicuramente strano. Mi hanno fatto 11.000. Purtroppo sicuramente strano. Cioè, ma dove devo andare a Canicattiglia per poter avere un reddito catastale esatto? Perché anche con l'Inps mi hanno detto che il massimo che dovevo arrivare era 2.500 euro. Sono i CAF nostri, solo per sapere. Non so. Senta, sono i CAF della CISL, dove è andato lei? Non lo so, c'è la domanda. Sì, al patronato del CISL di Settimo Torinese, vicino alla stazione. E vicino prima ancora sono andato in Via Châtillon. Via Châtillon, c'è la nostra sede. Non mi risulta in Via Châtillon. A Settimo, in Piazza Veneto. Non è vicino alla non è così vicino alla stazione. No, forse allora non sono quelli da CIS. Comunque, in ogni caso, è probabile che ci sia stato un errore, ma la prima cosa da fare è andare a verificare direttamente l'ufficio del catasto. Certo. Ok. La ringraziamo per essere intervenuto. Grazie, buonasera. Eh sì, sono gli sguidi che possono sicuramente capitare. Queste cifre qui... No, non mi risulta che un appartamento ti porti da solo... A 17 o 11.000 euro l'ISEE, non può essere, con due disoccupati in famiglia. Quando le persone sono disoccupate. Non mi torna, quindi. Senza essere un esperto dell'ISEE, ma c'è... E poi certo c'è la contraddizione tra due ISEE diversi, questo non so cosa è successo. O dispiace sempre, uno, ha sbagliato l'altro. Dispiace sempre che sia così, o forse tutte e due, se addirittura. Quindi dispiace sempre che sia così, insomma, quindi... Ritorniamo invece un attimo sul bando. Voi avete già un pochino il quadro delle situazioni e delle domande che sono state fatte? Di questo bando qua no. Abbiamo dei dati sul bando precedente che può essere curioso dare qualche informazione, visto che ho l'elenchino delle domande che sono state presentate perché quello di adesso, secondo me sono anche poche. Però facciamo città capoluogo. Ad Alessandria sono state presentate 464 domande, vediamo ad Asti 496, a Biella 222, a Cuneo 281, ad Alba 200, a Bra 260, a Savigliano 172, a Novara 332, vediamo, poi ce ne sono state a Torino 5.500, a Cirie 138, Carmagnola 272. Insomma. Se notate, ad esempio, ci sono a volte Carmagnola, è una cittadina molto più piccola, ha più domande quasi di Cuneo, quindi contano anche questi giochetti qui. La cosa interessante, però, per dire che sono comunque tante, è che comunque i soldi, il finanziamento che è stato messo a bilancio e quindi copre soltanto il 23% delle domande. Cioè tutte queste domande avranno in realtà, avrebbero diritto a molto di più. Certo. Nel senso che il fabbisogno, ad esempio, di Alessandria era, secondo la legge, 1.021.000 euro. Avrà 239.000 euro. Quindi per esempio, neanche un quinto. Il 23%. Mm-hmm. La media è il 23%. Così, nel senso che la somma complessiva, cioè il bando raccoglie le domande e dice il fabbisogno sarebbe, certo, i soldi che ho sono e quindi io posso sopperire soltanto e si divide quello che c'è, insomma, no? Certo. Per cui nonostante possano sembrare tanto poche queste domande, secondo me sono abbastanza, pur con quei limiti che dicevamo prima. Ecco, quello che interessava a me era sapere, ma tutti quelli che hanno fatto domanda avranno comunque un contributo? Se hanno più di 50 euro sì. C'è il blocco dei 50 euro. Quindi sotto i 50 euro non viene dato pagato. Niente, ma... Altrimenti,
Per cui però era, quello che può essere interessante conoscere è che nonostante i limiti che dicevamo prima, 6.000 euro e qualcosa di sì, eccetera, certo, le domande sono molte. Sono queste. Non è, e sono quindi, complessivamente tante. Questo ci fa capire che l'emergenza abitativa che il fabbisogno continua a essere tantissimo. È importante dare delle risposte. Sono, in Piemonte sono state, con tutti quei limiti che dicevamo, più di 15.000 domande. Mm-hmm. Bene, quindi vuol dire che ci sono 15 famiglie con quegli ISEE di quel tipo, con quei problemi di quel tipo, certamente, insomma, è proprio così. Sentiamo adesso la prossima telefonata. Pronto? Sì, buonasera gentil signora, sono Cesare di Fossato. Sì, buonasera. Senta, siccome io sono il consulente dei patronati di complemento, come ero ufficiale di complemento negli anni nel 70, niente, pongo alcune domande al signor Melelli che poi ovviamente, però lo dico che poi il signor Melelli che è perché non mi vanto. Allora, quei poveracci che diciamo, tra virgolette, non prendono il TFR perché l'imprenditore diciamo non l'ha accantonato o qualche motivo. Io so che su ogni TFR che è il 7 rotti non viene dato, non viene riconosciuto il 7 rotti ma un 6,80, un 6,90 e la differenza va diciamo come solidarietà, no? Perché l'INPS ti paga il TFR. Ma cosa paga l'INPS di TFR? E questa è la prima domanda. Le altre due sono due considerazioni. Uno, anche il fatto che dicono del prestito sulla pensione che è l'azienda che te lo paga, ma secondo me, scusate, ma al governo o nella commissione lavoro della Camera, al di là che dovrebbe esserci, diciamo c'è Baretta, non Baretta, l'ex sindacalista della CISL, ma lì è sottosegretario e alle finanze, però qualche suggerimento dovrebbe darlo di come è la realtà del mondo del lavoro. Cioè c'è tanta gente che poveretta, hanno il datore di lavoro che non gli arriva a dare il prestito. Faccio una premessa. Dove lavoravo io, nel mio settore assicurativo privato di direzione, ma le aziende adesso ai cosiddetti esodati danno anche sui 200.000 euro lordi. Questa è una cosa come per dire. Terza considerazione, come ho già detto più di una volta, si decida questo chiacchierone fiorentino a cosa mi deve togliere dalla mia pensione, perché io il contributo di solidarietà se viene usato per le malattie gravi oppure per quelli soggetti a gravemente di handicap, al di là delle liti che fanno al Parlamento, ho ancora la sensibilità morale per metterlo. E con questo vi saluto, grazie. La ringraziamo e la salutiamo. Tanto la liquidazione se il datore di lavoro non può pagarla, ci sono delle motivazioni per le quali non può pagarla, si fa richiesta all'INPS, il quale l'INPS corrisponde al, invece del padrone l'80% di quello che spetta al lavoratore. Sarà poi l'INPS che si rivale al datore di lavoro, perché in quei casi lì o c'è il fallimento, o c'è un concordato preventivo, o c'è qualche situazione diciamo irregolare. Non ordinaria, certo. Per cui non è ordinario. Rispetto al prestito, sì, la legge 287 prevede il 70% di si può chiedere il 70% del maturato della liquidazione per l'acquisto della prima casa o per gravi motivi sanitari dei figli o propri. Io non lo so, può darsi che abbia ragione il mio amico Cesare, che le aziende piccole faticano, però visto e considerato che la legge prevede l'obbligo, tra virgolette, virgolettato mille volte, di accantonamento, l'azienda non può derogare sottrarsi da questa necessità, non può, giustamente dicendo, non può sottrarsi a questa norma di legge, però io capisco che possono avere delle difficoltà. A parte che se un'azienda piccola riceve due o tre richieste, la legge dice il datore di lavoro corrisponde in base alle proprie possibilità, non è che lo dà a tutti, perché se la Fiat chiude, se alla Fiat tutti chiedessero il 70% è chiaro che diventerebbe un problema insopportabile. Sui pensionati c'è il famoso prestito
che l'INPS fa grazie alle finanziarie, cose che io disdegno sempre. L'hanno strombazzato tanto questo prestito, eccetera. Poi purtroppo succede che al pensionato capita un patatrac o un mi patatrac e poi faticano a rimborsare i quattrini. Uh-huh. E non si rimborsano all'INPS, ma si rimborsano alla finanziaria. L'INPS preleva direttamente dalla pensione la quota da dare alla finanziaria, per cui anche chi deve chiedere i prestiti bisogna fare con oculatezza queste richieste. No? Bene. Credo perfetto. Di avere... Abbiamo subito un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Da Lugliasco. Sì, prego, ci dica. Mi chiamo Ugo. Io desidererei avere un consiglio da voi cosa devo fare. Allora, io mi sono risposato a gennaio perché bene. Prendevo la reversibilità di mia moglie. Sì. Poi ho fatto la domanda per la doppia annualità il 25 marzo presso il CAF e mi hanno detto che ci andava 60-90 giorni per avere questa doppia annualità. Sono andato... No. Io comunque a luglio vado a vedere e mi dicono... No, ma ascolti, a luglio vado a vedere... E mi dicono, adesso abbiamo già fatto i conteggi, però abbiamo i terminali bloccati per il ricalcolo delle pensioni e non possiamo operare. Appena ci liberano i terminali, la paghiamo. Ok. Poi mando dell'email, mi fa, mandi dell'email alla sede, che è quella di Collegno. Mando l'email, mi arriva una risposta, la pagheremo a fine luglio. Ad agosto vado a vedere, non c'è niente. Settembre passa e non c'è niente. Mando mie mail con posta certificata anche al presidente, no? Che si fa chiamare presidente, e non danno risposte. Cioè, io cosa devo fare per avere i miei soldi? Lei qui siamo ostaggi dell'INPS. Certo, sì sì. Ma questo, l'ultima affermazione la sottoscrivo. Non ho nessun problema a sottoscriverla. Il problema è, lei non ha ricevuto un pezzo di carta dove l'INPS le comunicava che era stata accettata la domanda? No, questo no. Allora vada al patronato dove ha fatto la domanda e faccia fare il ricorso. Nel nostro ordinamento c'è il ricorso silenzio-rifiuto. Vuol dire, se tu dopo 120 giorni non mi rispondi, è come se tu mi avessi negato la prestazione. Allora io ti faccio il ricorso. Cosa succede? Il ricorso arriva al comitato. Il comitato, facciamo parte anche noi, che non siamo dipendenti IMSS, non è che l'IMSS fa una bella figura. Quando si vede catapultare in un tavolo con gente che arriva dall'esterno per incapacità, Collegno poi è il massimo, per incapacità di gestione di queste cose qui. L'unica cosa che può fare è quella, l'unica, non ha altre soluzioni. Noi siamo ostaggio dell'INPS. È una vergogna, vergogna. Attenzione, qui però non perché tutte le volte, tutte le volte mi mandano l'email, verrà pagato entro, adesso non prima del 15 ottobre. Ma queste email qui valgono come testimonianza, perché io le posso stampare. Se è una posta certificata, sì. No, ma io non credo che sia posta certificata. No, è però arriva dall'INPS. Senta, facciamo una cosa. Tia retta a me, che ho i capelli bianchi. Lei aspetta il 15 ottobre. Sì. Se non la riceve, va dove ha fatto la domanda e dice io vorrei proporre ricorso all'INPS per la doppia annualità di pensione. 3 secondi gli fanno il ricorso, lo presentano e poi vedrà che prima di Natale la riceve. Madonna, ma è da marzo, eh? Lo so. Tanto la pensione gliel'hanno bloccata. Sì, 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 praticamente ad aprile, mi hanno dato ancora aprile, esatto. Maggio mi hanno tolto già la reversibilità. Esatto, per cui gli fanno le 24 mensilità meno quelle che ha percepito. Sì, no, ma quello sì, d'accordo, perfettamente. Però faccia, se non la pago entro il 15 ottobre, faccia ricorso, è l'unica cosa. Io ho mandato anche
al presidente lì, come cavolo si chiama, gli ho detto: ma vorrei capire chi è che sta usando i miei soldi, perché a questo punto nessuno. Guardi, su quello non ho dubbi nel difendere l'INPS, sono ritardi che non c'ha voglia di lavorare, cioè tutto lì il problema. E loro la scusa del computer è una balla, perché il computer non mi sta fermo 3 mesi, io ci devo lavorare, loro ci devono lavorare al computer, è una stupidità. Ma è che è lì, è finito, la mia è stata una provocazione, quella di dire che c'è qualcuno che usa i miei soldi, lo so che nessuno li usa, però l'ho fatto come provocazione, detto, qui se non pagate vuol dire che c'è qualcuno che usa i miei soldi e non vengo pagato. E la salutiamo. Grazie. Siete stato molto gentili. Bene. Vi ringrazio. Buonasera a lei. Buonasera. Ecco, abbiamo un altro bando di cui parlare, ovvero quello che riguarda il fondo per l'amorosità incolpevole. Qua il limite è un pochino più avanti, si parla del 30 novembre e anche i requisiti sono un pochino diversi. Dai dati che ho io, l'ISE è non superiore a 26.000 euro. Sì. Perché c'è questa discrepanza innanzitutto e di che cosa si tratta invece in questo caso? No, sono proprio degli strumenti completamente diversi. Mm-hmm. Intanto diciamo che noi abbiamo fatto tutta una battaglia, diciamo, in Parlamento per affermare il principio, ed è una cosa importante dal punto di vista proprio dell'affermazione del principio, che è possibile essere morosi incolpevoli. Fino a questo provvedimento legislativo non esisteva la fattispecie, uno era moroso, punto, quindi era peccatore, diciamo così, colpevole. No? Mentre è passata l'idea, giustamente, che considerazione della crisi, parlavamo prima di esodati e di situazioni di disoccupazione, cassa integrazione, eccetera, che qualcuno non paga l'affitto, non paga il canone solo perché veramente non ce la può fare. Allora, a furia di discutere, si è riusciti a far entrare in vigore questo provvedimento che prevede appunto uno stanziamento per favorire il superamento della morosità incolpevole. Di che cosa si tratta e perché c'è l'ISE più alto? Si tratta di fondi che vengono dati, anche qui, girati alle regioni, che vengono poi girati ai comuni. I comuni devono anche qui aprire le domande. Questo non è un bando chiuso, un bando, diciamo, aperto, perché qui chi concorre sono i comuni, non tanto i cittadini. Questa è una grande differenza. Cioè, I comuni e soprattutto quelli ad alta densità di popolazione, giusto? Sì, c'è tutto un elenco, per cui se uno sta a Buriasco non partecipa. Sì. Non concorre, se sta a Pinerolo sì, se sta a Torino sì. Diciamo che è anche vero che le principali tensioni abitative... Certo, i problemi sono più diffusi nei centri più abitati. Allora, sono i comuni che devono attivarsi per poter utilizzare questi soldi, che anche qui non sono assolutamente sufficienti. Sono primi tentativi per mettere in moto delle politiche attive sulle problematiche abitative, ma non sono sufficienti. Dopodiché i comuni devono attivarsi, aderire a questi bandi, incassare questi soldi e mettere in piedi delle politiche attive. Di che cosa si tratta? Si tratta che se un cittadino sfrattato incolpevolmente, e c'è una definizione precisa da parte della legge, perdo il lavoro, ho una grave malattia, non è che vado lì e dico sono incolpevole. Bisogna dimostrarlo. Dopodiché questo cittadino incolpevole dice al comune: mi stanno sfrattando. Allora il comune, il tentativo che deve fare, noi abbiamo lavorato moltissimo con i comuni per fare in modo che si applicassero queste, cioè che mettessero in funzione questi uffici, diciamo così, e non tutti i comuni riescono a farlo, fanno fatica, cioè, però si è incominciato anche con un grosso lavoro da parte della regione, bisogna riconoscerlo, a mettere in piedi queste politiche. Allora il comune cosa fa? Mette in piedi un ufficio, contatta il proprietario di questo inquilino moroso incolpevole e gli dice: caro proprietario, lo sai che se tu non lo sfratti questo tuo cittadino, cioè il nostro cittadino inquilino incolpevole, noi ti diamo dei soldi? Mm-hmm. Quindi la legge prevede il pagamento di una parte della morosità non pagata, quindi maturata, quindi i soldi fino a 8.000 euro. Non va all'inquilino allora? No, va al proprietario. Quindi il proprietario rinuncia a una parte di quello che deve prendere, ma rischia di non prendere più niente. Certo, invece in questo caso accetta subentra. Subentrano questi soldi, se ha un contratto libero deve fare un contratto concordato, quindi di fatto gli diminuisce un po' l'affitto, certo, e fa un nuovo contratto, oppure rinnova quello che c'è. Il tentativo è quindi quello di salvare almeno
qualche famiglia dallo sfratto di morosità, che quindi non va poi a fare la domanda di case popolari, che tanto non ci sono. Insomma. È una politica, diciamo, molto nuova, che sta avviandosi quest'anno. Qualche cosa è già successo, soprattutto nelle città grandi. Torino aveva già cominciato prima, quindi ha già avviato le procedure. Un po' di famiglie sono state salvate. Certamente numeri assolutamente piccoli rispetto alle quantità degli sfratti. Pensavo che in Piemonte sono 8.000 e tanti sfratti, parliamo di centinaia di casi salvati, eh? Quindi c'è una differenza sì. sempre abissale. Cioè, noi pensiamo, però sono pensiamo che avanti. Se si continua con questo tipo di politiche, cioè se questi finanziamenti e questa legge viene praticata sempre di più, se si aumentano gli stanziamenti, se si affinano delle buone pratiche, potrebbe essere che effettivamente si riesce a tamponare la situazione. Poi io sono assolutamente convinto, quando me lo chiedono, lo confermo, se un cittadino morre incolpevole perché ha perso il lavoro, io sono assolutamente convinto che se non ritrova il lavoro non uscirà da quella situazione, quindi questa rischia di essere un tamponamento soltanto. La cosa che auspichiamo è che ovviamente ci sia riparta anche un pochino anche il sistema produttivo, un certo, pochino, l'occupazione, un pochino, insomma, sì. No? Io devo dire che sono assolutamente altrettanto convinto che la soluzione ci sarebbe, ma questa è un'opinione mia. Anche i sindacati confederali, anche la CISL sta ragionando su questo, ma c'è un dibattito nel paese che è quello del reddito minimo di cittadinanza, sì, il RAI, sì, lo chiamano in tanti modi, ma sì. È vero che tranne la Bulgaria, la Grecia e l'Italia, in Europa tutti gli stati paesi, certo. hanno un sistema che dicono se tu sei senza reddito, sei un cittadino nostro, noi ti diamo un tot. 600 euro, 800 euro, 500 certo. euro. Le cifre sono politiche attive. Un attimo, prima la telefonata e poi la domanda di sì, Melelli. Poi... Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Da Santena, Torino. Sì, prego, ci dica. Volevo sapere, c'è mia moglie che ha 35 anni certificati sì. Nel 2015. Può fare la domanda di opzione donne, quale possibilità quanti, ci sono? Quanti anni ha? 59 anni. Io direi che la deve fare. I 35 anni quando li ha fatti? I 35 anni l'ha fatto per sfortuna nel 2015, perché al 30 novembre 2014 mancavano 3 settimane. Per cui l'ha fatto a dicembre 2015? 2014. Sì, sì. 2014. No. Il certificativo, i 35 anni l'ha fatto nel 2015. Al 30 novembre 2014 mancavano 3 settimane. No, scusi. No. Se mancavano 3 settimane nel 2014. Sì. Vuol dire che i 35 anni li ha fatti a dicembre del 2014. Lavorando quelle 3 settimane. Sì, però era in mutuo comunque al 2015, a oggi sul certificativo. Vabbè, all'inizio del 2015 era in mutuo. Il 2015. Beh, ma la mutua, se i contributi ci sono quando uno è in mutuo, non è che non ci sono. No, non risultano. E perché? Contributivi, la mutua non viene inserita. No, aspetti. Come diritto... Ci sì, sono. Come diritto per avere i 35 anni non contano. Ma come no? Però oggi certificative ci sono i 35 anni nel 2015. Allora, no, il 30 novembre. Lei può fare la domanda sì. e la pensione la prenderà un anno dopo aver maturato i 35 anni. Ma è sicuro di questo? No. Le spiego. Le spiego. Ma sua moglie lavora? Attualmente lavora ancora, sì. Bene, allora fa la domanda. Continua a lavorare, sì. A un certo punto lì gli dirà qualcosa. Allora, spieghiamo subito. Noi abbiamo perché ricevuto, sono usciti anche sul noi abbiamo ricevuto delle circolari dove ci dicono che l'importante è maturare il diritto nel 2015. Quando parliamo di diritto non parliamo di pagamento, parliamo solo di diritto. Di requisiti, per cui quindi. I nostri amici ci hanno detto di fare le domande sì. anche per quelle donne che vogliono prendere l'opzione donna, che abbiano maturato i 35 anni nel 2015 e che percepiranno la pensione nel 2016. La circolare dice anche se continuano a lavorare. Scusi. Anche, per cui io direi che sua moglie deve fare la domanda. E poi sì, aspetta. Certamente, però oggi non c'era una sentenza del TAR che doveva... dare delle giustificazioni sull'opzione donna? Sull'opzione donna non c'è nessun ricorso al TAR. Sì. Al TAR c'è il ricorso della rivalutazione delle pensioni, che l'ha fatta il Codacons, che ha chiesto al TAR di dare
un giudizio sulla costituzionalità del decreto che ci ha dato la rivalutazione ridotta, ma rispetto all'opzione donna no, si aspettava il rinnovo. Il rinnovo non c'è, il governo ha detto che l'opzione donna finisce, però l'INPS ha fatto questa circolare dicendo chi ha il diritto nel 2015 può fare la domanda e prendere la pensione nel 2016. Perché c'è la famosa finestra? Perché c'è la famosa, per cui non è quando io percepisco, ma quando nasce il diritto. Il diritto di sua moglie nasce nel 2015. Quindi può fare la domanda. Può fare la domanda. Sì, la domanda, sì, mi scusi. Sì. La domanda va, ma mia moglie tra un anno la prende la pensione sicura? Lei faccia la domanda. Se lì ti dice, guarda ti do la pensione, licenziati, perché avrà l'obbligo di licenziarsi, sì, si licenzia e gli danno la pensione. Finché non riceve la Finché risposta Finché non riceve dell'INPS, la risposta, continua a lavorare. Siccome c'ha problemi di salute, non riesce a lavorare, quindi siamo dietro a questa opzione donna. Però questa è la regola. Certo, sì, sì. Al momento... Perché io non le dico oggi si licenzi, se poi non gliela danno... No, certo. Allora, continua a lavorare. È l'INPS che deve rispondere. Dopodiché l'INPS le chiederà, ti dimetti o non ti dimetti? Se ti dimetti ti pago la pensione, se non ti dimetti non te la pago, punto. Allora, sul certificativo che mi ha dato ieri il patronato, sì, che è aggiornato al, dunque a luglio 2015, mia moglie risulta che ha 1830 settimane contributive e 1898 contributive. Per cui le ha a giugno. Per cui sua moglie avrebbe sì, diritto nel 2015 a giugno, a giugno. Te l'assicuro. Sì, sì, per cui lei andrà in pensione a giugno del 2016. Faccia la domanda. La ringrazio. Prego. Grazie a lei. Grazie. Grazie. Buonasera. Buonasera. Una domanda veloce. Sì, prego. Il reddito di inserimento, cioè, non è che il rischio è che produce, come posso dire, non voglia di lavorare, intanto prendo un reddito? Ma io credo che bisogna sempre accompagnarlo a anche delle politiche attive. C'è cioè quello che fa l'ufficio del lavoro adesso, che manda a chiamare la gente. Certo, che... io credo che, se, certo che se è fatto solo così un'erogazione bassa. Se l'argittiva è... Lo so, però tutto dove c'è è un modo per... riconoscere anche la dignità della persona. È così, pensiamo adesso con i giovani che hanno tutti i lavori precari, potremmo fare... centinaia di esempi anche che conosciamo tutti personalmente, certo, precari di tutti i tipi. Tu almeno sai che se finisci il tuo contratto a termine, non rimani scoperto del tutto, potresti affittarti una casa, farti la famiglia, fare dei progetti, eccetera. Dicevo prima, se oltre a questi interventi sulle politiche abitative uno sapesse, beh, mal che vada, c'ho 600 euro, 250 lo posso mettere in affitto. E non è che devo andare dall'assistente sociale per dirgli le domande bisognerà farle. No? Sì. Certo, io credo no, che se non arriveremo lì, anche tutte queste politiche che sono importanti, non abbiamo combattuto perché ci siano, rischiano di essere sempre solo dei pezzettini. Sì. Perché è vero che c'è qualcuno che sostiene, ma ci sarà la ripresa. Anche la Confindustria dice che se anche c'è la ripresa, l'occupazione come prima, non ci arriviamo più. Non tornerà per cui più. Dobbiamo, secondo me, io sono tra quelli che dicono, mettiamo in cantiere rinnovare che per anche, un po' di anni esatto, abbiamo difficoltà. Le pensiamoci, certo, pensiamoci certo, a questo certo, fatto. Molto qua. Importante. Un'ultima domanda, sta per cominciare il dibattito sulla legge di stabilità. Sappiamo che per quanto riguarda le pensioni non ci sarà l'opzione donna e anche la questione della flessibilità è molto in forse. Per quanto riguarda la casa invece pare che arriveranno delle novità, ovvero il Premier ha annunciato di voler togliere la tassa sulla casa. Qual è la posizione del sindacato degli inquilini? Ma noi riteniamo che togliere la tassa sulla prima casa a tutti, così come ribadisce in maniera molto pesante, nonostante le critiche, il Presidente del Consiglio Renzi, sia un errore e provo a spiegare perché è un errore. Tra l'altro non lo dice solo il SICET, e anche certo, direi un po' la CISL, anche se evidentemente che è contraria alla proposta di politica finanziaria che è stata fatta, la proposta certo, di legge di quella che riguarda la riforma del fisco, è chiaro. Lo dice l'OCSE, lo dice la Caritas, lo dicono degli economisti di tutte le sorti, di tutti i tipi, di tutte le tendenze. Perché lo dicono? Perché in sostanza dicono è molto meglio agevolare il lavoro, perché se agevoli il lavoro, alleggerendo il carico sul lavoro, tutto sommato riesci a premiare di più e quindi a favorire l'inserimento lavorativo e dare reddito stabile. La tassa sulla casa invece
è un regalo. Se si parla di redistribuzione del reddito, un conto è redistribuire a me 200 euro, che certo che mica mi fanno schifo, no, sul certo. mio appartamento. Un conto è restituire magari 20.000 euro a chi ha la villa, chi ha certo. prima casa. Allora, quando si parla di redistribuire a favore di chi ne ha meno, questo non è una tassa che redistribuisce. Questa redistribuisce di più a chi ne ha tanti. E allora è una tassa in questo, in qualche modo sbagliata. Tra l'altro, perché viene molto criticata? In tutti i paesi occidentali, parliamo almeno di quelli, una tassa sulla proprietà esiste. Il problema è che sia una tassa equilibrata. Certo. L'ICI, come proporzionale. È proporzionata ai valori catastali che vanno rivisti, eccetera. In tutti i paesi esiste. L'ICI di prima, con tutti i limiti, era una tassa in qualche modo equilibrata. Uno, perché andava ai comuni. Due, perché i comuni avevano facoltà di modulazione. Tre, perché era in realtà proporzionata al bene. Se io avevo la villa, pago. Di 50, pago. Cioè, se ho un piccolo appartamento, non pago. Tra l'altro, è stato calcolato anche dalla Caritas che tra le famiglie povere soltanto il 30% ha la proprietà della casa e paga quindi le tasse sulla certo. casa. Per cui, ripeto, non è una tassa che favorisce i poveri, l'eliminazione di questa, è una tassa molto popolare, diciamo così, però non favorisce. Grazie mille anche per questa risposta, su questo ci dobbiamo salutare perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, vi do appuntamento a martedì prossimo, buona serata a tutti. Ciao a tutti da Ruggero, sono qui dalla Inedite, un'azienda italiana che da anni propone sistemi per il riposo come reti elettriche, materassi, memory o lattice. Oggi sono qui per parlarvi di una promozione solo a voi riservata. Elettra, la rete ad oghe con movimenti elettrici costruita interamente in faccia.